Stavo sfogliando Facebook quando ormai continuo a essere invaso da notizie su queste specifiche tecniche delle due console, e Sony e Microsoft Xbox e PlayStation 5. Insomma, benvenuti in questo nuovo Diario del Teo. Oggi andremo a parlare di questi due aspetti che mi stanno dando fastidio ormai da settimane, ragazzi. Ma possibile che ancora nel 2020 si vada a fare la gara a chi ce l'ha più lungo su sto caspita di PlayStation 5? Le caratteristiche vanno a guardare sempre il pelo nell'uovo, però gli utenti che vanno ad attaccarsi sul pelo nell'uovo delle caratteristiche, ma ragazzi, sul pelo, cioè vanno sempre a dire ma questa qua adesso no, c'era la Play che prima della conferenza di Cerny avevano il dubbio che potesse essere 2 teraflops in più. Poi no, poi le voci smentivano, hanno detto no, sono 2 teraflops in meno. Poi senti quello sviluppatore che va a dire no, sono un teraflops in più. Avete rotto proprio i coglioni. Cioè basta, ma che cosa serve star lì sempre a guardare queste robe qua? E cos'è che mi ha fatto partire la scintilla? Che adesso leggo che la gara non è sul teraflops ma sul ray tracing. Quindi bene, abbiamo capito, la Play ha il teraflops più basso in più, adesso l'Xbox sembrerebbe avere il ray tracing fatto meglio, ma dopo vengono a dire un'altra cosa, no? Perché giustamente bisogna tirare un colpo all'uno e un colpo all'altro, vanno a dire, adesso si scusano quelli della Xbox perché hanno detto che tutti i giochi sarebbero stati dal lancio retrocompatibili, invece sono solo più di 1000 titoli, ragazzi, 1000 titoli, probabilmente la metà di chi mi guarda, cioè nessuno, no, la metà dei giocatori, 1000 titoli li fa in una vita, e qua vanno a dire, vedete alla fine che non sono tutti i giochi retrocompatibili, sono solo un migliaio, ma cioè, vi rendete conto di che cosa ogni volta andiamo a guardare? Ma perché invece di stare lì a guardare ste pignolerie non guardi il gioco? Non vai lì a divertirti? Andare ancora nel 2020, per carità, è l'argomento di tendenza, tutto quello che volete, ma andare a fare sta distinzione, tu portabandiera della PlayStation, tu portabandiera dell'Xbox, calmive, cioè state calmi, che viva il gioco, non la console. La console è il mezzo. Tanto ragazzi, fra 2 anni queste qua saranno vecchie e ci saranno già le nuove mid-gen. Ma questo diario lo volevo dedicare a tutte quelle persone che stanno tutte le volte a criticare e l'una e l'altra. Ci sta andare a fare il confronto, ci sta a parlarne. È giustissima la libertà di espressione, è giusto avere la libertà di idea anche, chiaramente. Però quando una persona vi parla e vi risponde, non nel senso aggressivo, ma vi dà una tematica a favore, non chiudetevi gli occhi, ma rimanete con gli occhi aperti e apprendete. Ognuno ha le sue pro e i suoi contro. Basta prendere le critiche, saperle accettare e non iniziare a creare guerre inutili. Guerre inutili. Ecco. Quindi, grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo Diario del Teo.